zootecnica e biologico allo stremo, ritardi nei pagamenti e nessun sostegno concreto al comparto, il Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione. Rincaro dei prezzi di beni e servizi, non mancano le segnalazioni in quella che dovrebbe essere una fase di ripresa economica. In questi giorni gli interrogatori di garanzia di alcuni degli arrestati nell'ambito dell'operazione antidroga Piazza Pulita. Il sindacato Gilda avvia i ricorsi per gli insegnanti di sostegno precari esclusi dall'ultimo concorso straordinario nella scuola pubblica. Buon pomeriggio e bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Apriamo parlando dei ritardi nei pagamenti di zootecnia e biologico, aziende in crisi, gli operatori si sentono abbandonati, il Movimento 5 Stelle interroga i vertici regionali. Nessun sostegno economico per l'agricoltura durante la crisi legata al Covid-19, questo nonostante il comparto ricopra un ruolo primario in Molise. In particolare per zootecnica e biologico le attuali difficoltà vanno a sommarsi a problemi ormai strutturali come la riduzione unilaterale del prezzo del latte, la carenza dell'assistenza tecnica agli allevamenti, i vincoli e i ritardi burocratici, la scarsa valorizzazione delle produzioni. Una situazione che potrebbe condurre ad una imponente vertenza. Una questione sulla quale è intervenuto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, sottolineando come la Regione non sembri essere cosciente di questo quadro, visto che molti pagamenti legati al PSR 2014-2020 sono fermi. Ad esempio, le domande presentate per l'anno 2019 riguardanti la misura 13, quella per le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, ad oggi non risultano pagate in troppi casi, come segnalato da tanti piccoli imprenditori. Inoltre, pure le procedure istruttorie relative alla misura 4.1, destinate alle imprese zootecniche dei comparti bovino ed ovicaprino, hanno subito un rallentamento dopo la proroga dei termini entro cui presentare le istanze. Eppure si tratta di contributi fondamentali per sostenere gli investimenti e la redditività di attività agricole svolte in aree particolarmente svantaggiate, fondi indispensabili per contrastare la forte contrazione della domanda anche in settori che non hanno mai interrotto la produzione come quello alimentare. In merito è stata quindi presentata un'interrogazione da Movimento 5 Stelle indirizzata al governatore Donato Toma e all'assessore regionale Nicola Cavaliere. Obiettivo sapere quante aziende in aree sottoposte a vincolo sono state pagate e quante ancora attendono i contributi tra imprese agricole in senso stretto e imprese zootecniche. La Regione dovrà riferire su eventuali ritardi nella corresponsione delle somme e nel contempo accelerare i pagamenti alle aziende zootecniche dei comparti bovino e ovicaprino. In questo lungo periodo di crisi, con persone impegnate a contrastare il contagio e convivere con il virus, non mancano segnalazioni sui rincari dei prezzi di beni e servizi. La questione non è di poco conto, perché riguarda essenzialmente il tentativo di tutti di superare un periodo molto critico, dove bisogna convivere con un virus pericolosissimo e non ancora debellato, e sopravvivere ad una condizione economica non certo ottimale. In questi mesi, tra mille problemi risolti, troviamo anche un rincaro, qualche volta non affatto giustificato, di beni e servizi, rincaro che nella somma degli aumenti diventa una vera stangata per le famiglie. Qualche associazione, come il Codacons, ha calcolato che i rincari sono costati in media ben 536 euro a famiglia, mentre l'Unione Consumatori propone una sorta di top 10 dei prodotti il cui prezzo è aumentato di più nei mesi in cui gli italiani sono dovuti rimanere nelle loro case. I rincari erano in verità prevedibili, soprattutto dei prodotti alimentari, ma, come evidenziano le associazioni, non certo della misura registrata dall'Istat.
Si tratta dei prodotti che sono stati maggiormente ricercati dai consumatori, come la verdura fresca, che ad aprile ha registrato un più 6,9% rispetto a marzo, un 6,4% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Seguono la frutta fresca, le patate con un più 3,7% rispetto a marzo e un 5,7% rispetto al 2019. Aumento consistente del 3,8 su aprile 2019 anche per il pane, che precede di poco i detergenti e prodotti per la pulizia della casa, gli oli alimentari, la farina, le uova, le confetture, marmellate e miele, il latte e tutti gli altri prodotti medicali introvabili e venduti a peso d'oro, come disinfettanti, termometri e mascherine. Naturalmente a fine maggio si analizzeranno anche i rincari della fase 2, che già presenta aumenti soprattutto nel caffè al bar e nei servizi relativi alla persona, come parrucchieri, barbieri e quanto altro. La mancanza di aiuti concreti ai commercianti sta mettendo a rischio le economie locali. Così ad Isernia, dove alcuni negozianti non escludono la chiusura definitiva, intanto si levano gli appelli al presidente della regione, Donato Toma. Il commercio è ripartito con forti criticità anche ad Isernia. Molti non escludono di abbandonare il proprio lavoro. Un danno enorme per l'economia locale e la sopravvivenza della città. Appello al governatore Donato Toma. E mio marito e mio figlio operano nel settore delle calzature e abbigliamento sportivo. Mio marito è uno dei negozi storici di Isernia, sono 40 anni che è qui. La situazione è critica anche non solo a livello economico, ma è critica anche come dire, a livello socio-economico. In tanti stanno anche pensando di non riaprire più perché le misure imposte dal governo per tanti non sono accettabili, non possono essere messe proprio in pratica. E immaginiamo che cosa significa. Significa una desertificazione della città che già nel corso del tempo si è già tanto tanto impoverita. Noi facciamo un accorato appello al presidente Toma perché non vogliamo questo tipo di città. Noi vogliamo una città dove la gente con le dovute precauzioni ovviamente, ma si possa muovere. E soprattutto noi chiediamo di poter lavorare, perché per noi lavorare significa portare avanti le famiglie, avere una vita, avere la dignità come persona, come lavoratore. E guardi, anche da Toma abbiamo avuto una bella, come dire, non c'è mai stato vicino in questo. Più volte io personalmente pure ho cercato di contattarlo. Ma il presidente Toma, dimenticandosi anche forse del fatto che il suo stipendio gli viene pagato anche con le nostre tasse, non si è mai degnato di chiamarci, di avere un confronto diretto con noi. Avere un confronto diretto con noi forse sarebbe servito anche a lui stesso, perché avrebbe capito anche in che situazione sta navigando questa regione. Ci aspettiamo un cambio di rotta da parte di Toma, ma anche da parte di tutte le altre istituzioni, e speriamo che questo avvenga. In questi primi giorni di riapertura di bar, pub, trattorie, pizzerie e ristoranti si sono registrate violazioni di due delle regole fondamentali per il contrasto al diffondersi del coronavirus: l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramento. Nella circostanza, il sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio, ha rivolto un appello alla cittadinanza sollecitando rispetto delle regole, senso civico e autocontrollo. Chiedo, ha sottolineato, la proficua collaborazione di tutti, perché il pericolo di contagio è ancora presente e non va sottovalutato. Se le normali regole di profilassi dovessero essere ancora violate, non si escludono ordinanze di riduzione degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione oppure l'interdizione dell'uso degli spazi esterni di tali attività.
Sul sito web del comune di Isernia è stato pubblicato l'avviso per il sostegno economico alle famiglie in difficoltà in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il modello di domanda è allegato all'avviso ed è scaricabile dal sito internet del comune. Per informazioni contattare il numero 0865 44 9275 dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di giovedì 21, quindi oggi, venerdì 22, lunedì 25. Martedì 26 maggio. L'operazione Piazza Pulita e l'indagine ad essa legata mostrano come il Molise sia diventato un territorio molto appetibile dalla criminalità organizzata. Il commercio del pellet, la gestione di un night, la strategia di penetrazione nel territorio molisano attraverso alcune attività economiche, il coinvolgimento di personaggi insospettabili, sono tutti elementi che mostrano il tentativo, da parte di veri e propri sodalizi criminali di stampo mafioso e camorristico, di occupare letteralmente il Molise per farlo diventare il palcoscenico ideale dei percorsi assai redditizi dello spaccio e delle estorsioni, ma anche dell'acquisizione di beni e attività private nei vari settori, a partire da quello dell'edilizia. Ne parliamo con il procuratore distrettuale antimafia Nicola D'Angelo. La droga è crocevia ed è un'autostrada per la criminalità organizzata, quindi qui oggi parliamo di Camorra, ma ci sono altri esponenti della Camorra, dell'Andrangheta, della società foggiana, tutti che vengono nel Molise per vendere droga. Noi abbiamo un difetto che è il difetto che ha tutta l'Italia, cioè c'è tanta droga che viene consumata e quindi, come dire, queste persone ovviamente hanno un interesse economico a venire di qua, insomma, e svilupparsi in questo territorio. Abbiamo però il pregio di essere una regione ancora fatta da uomini liberi che pronti a denunciare eventuali estorsioni, minacce o altro, e questo vi garantisco nelle dichiarazioni, negli interrogatori, nelle intercettazioni. Costituisce il principale baluardo per la criminalità, lo dicono espressamente, qua non è come a Caserta, qua non è come a Foggia e a volte delle attività di estorsione che noi magari stiamo monitorando per intervenire non vengono nemmeno poste in essere per il timore delle denunce. Forse la differenza rispetto ad altre realtà è che noi abbiamo, con queste operazioni abbiamo l'idea di avere un secchio, ecco, altrove il secchio serve a svuotare una grande piscina e noi invece abbiamo una piccola piscina per bambini, dobbiamo ancora usare varie volte questo secchio, ma insomma le dimensioni del problema da questo punto di vista, da un punto di vista quantitativo, sono certamente minori. Insomma, chi delinque su questo territorio lo conosciamo, sappiamo chi è e piano piano li prenderemo tutti quanti. Quelli che vengono da fuori hanno un livello delinquenziale decisamente superiore. Diciamo i, tra virgolette, i delinquenti molisani, nel bene, non è un dato negativo questo, che ci mancherebbe, non sono di grosso spessore criminale. Viceversa, chi nasce e si sviluppa in altre realtà è portatore di una mentalità, di un'aggregazione, di una forza criminale molto più potente e quindi in grado anche di, come dire, superare i nostri e imporre lo spaccio, la droga, il controllo e quant'altro. L'avvocato Giuseppe Fazio ha assunto la difesa di due degli arrestati in seguito all'operazione Piazza Pulito. Il legale ci ha autorizzato a diffondere le generalità degli imputati. Si tratta di Marco Malatesta e Mirko Malatesta, attualmente reclusi nella casa circondariale di Campobasso. Entrambi domattina saranno sottoposti all'interrogatorio di garanzia. I carabinieri di Isernia hanno individuato in un popoloso quartiere della città quattro automezzi privi della copertura assicurativa scaduta da tempo, tutti finiti sotto sequestro amministrativo. Dalle patenti dei proprietari decurtati 5 punti, i veicoli potranno essere restituiti dopo aver stipulato una assicurazione di almeno 6 mesi e dopo il pagamento della sanzione delle spese di prelievo, trasporto e custodia dei mezzi. Nella giornata dedicata al Consiglio Comunale di Campobasso, registrate delle note date dai membri della Giunta su vari argomenti e le risposte ad alcune interrogazioni.
Nell'ambito del Consiglio Comunale di Campobasso sono state numerose le attività di risposta alle interrogazioni, ma anche a varie sottolineature riguardanti alcune questioni amministrative cittadine. Una prima risposta è quella dell'assessore Simone Gredella al consigliere Domenico Esposito, che chiedeva lumi sull'attività di pulizia negli spazi ed aree pubbliche. Credella risponde che il personale della SAE è stato informato sulle nuove procedure di sicurezza per contrastare il rischio biologico in atto ed è dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari. Saranno intensificate nelle fasi immediate e future tutte le attività di pulizia, comprese le manutenzioni degli spazi e delle aree pubbliche. Il sindaco Roberto Gravina ha letto il riscontro del dirigente della polizia locale Matteo Iacovelli sui fatti del 30 aprile in risposta alle interrogazioni dei consiglieri Esposito e Colagiovanni e all'interpellanza di Antonio Battista. Si è trattato di una ricostruzione precisa dei movimenti delle persone e delle pattuglie nei riferimenti della zona dei funerali e dei comportamenti dei singoli e dei gruppi. Altra risposta del sindaco sul conferimento dell'incarico di direzione dell'area polizia locale. Dopo la sospensione delle procedure concorsuali, il settore risorse umane ha provveduto all'immediata ripresa della procedura con le ultime fasi di verifica. Dunque si provvederà in tempi brevi alla nomina della commissione e all'iter finale per la conclusione. Concorso straordinario nella scuola pubblica, il sindacato Gilda avvia i ricorsi per gli insegnanti di sostegno precari esclusi. Mentre impazza la questione esami di maturità in presenza o con la formula a distanza in videoconferenza, il sindacato Gilda scende in campo per rivendicare il diritto negato ai docenti precari di sostegno di partecipare al concorso straordinario per le scuole medie superiori italiane. Per vedersi riconosciuta la possibilità di accedere alle prove concorsuali e ottenere la stabilizzazione in ruolo, questa categoria di precari avrà una sola strada da percorrere, quella dei ricorsi collettivi. I requisiti di partecipazione fissati dal concorso scolastico tagliano le gambe ai docenti, pur non essendo specializzati o avendo conseguito la specializzazione su altro grado di scuola. Da anni si sono però messi a disposizione delle istituzioni per far fronte alla atavica carenza nazionale di questi esperti, più vicini ai fabbisogni degli studenti con disabilità. Il ricorso della Gilda è volto a sollevare l'illegittimità della esclusione dei precari dal concorso, nell'ottica di una più ampia richiesta politica per ottenere in loro favore l'immissione in ruolo. Si tratta di docenti che, non potendo cogliere questa opportunità di stabilizzazione, prenderanno ancora una volta servizio nelle aule come precari a partire dal prossimo mese di settembre, informano dal sindacato. In pratica l'amministrazione scolastica continuerà a sfruttarli a tempo e a privarli di serenità e certezze lavorative. La volontà politica di non stabilizzarli, conclude la Gilda, è contraria allo Stato di diritto e alla Carta costituzionale del Paese. Il notaio Giuseppe Gamberale, autore anche della sigla della nostra trasmissione, Il Molise che va, ha scritto una speciale poesia legata al momento difficile che ha coinvolto l'intero paese. Notaio Giuseppe Camperale è di famiglia in TLT Molise perché il programma Il Molise che va si avvale della sigla e l'inno del Molise che è stata una composizione sua. In questo periodo così di crisi generale per colpa del coronavirus, la sua vena poetica non è diminuita. Lei infatti ha fatto una composizione proprio su questo tema. La poesia è dedicata a coloro che sono morti per curare i malati di coronavirus. Il titolo della poesia: Lotta ad oltranza tra l'uomo e il coronavirus 2019. Coronavirus in tutto il mondo impazza, in pochi giorni senza pietà ammazza. Cittadini girano con le mascherine, senza saluti, con le teste chine. Case di riposo, casi burrascosi, morti e contagi molto numerosi.
pur sanifica casa, attenda donna, di tanto in tanto prega la Madonna. Ormai si vive di paura e di terrore, di sofferenze e di grande dolore. Molti sono morti e si sono immolati per salvar di coronavirus i malati. A loro va nostro ringraziamento, nostro rispetto in qualunque momento. Di speranza sento voce lontana, parla al mio cuore in lingua molto arcana. Coronavirus, basta, scostumato, vattene subito, brutto disgraziato. Sappi di certo, l'uomo prevarrà, tua prepotenza al fin del bellerà. L'uomo ha vinto tutte le pandemie, domerà putte con sue alchimie. L'uomo prima o poi con più di un vaccino ti colpirà a morte, o grande birichino. Lunedì 25 maggio alle 10.30 al Palazzo Ducale di Larino, conferenza stampa dell'amministrazione comunale per illustrare la proposta di candidatura di Rete Internazionale per l'iscrizione alla lista del patrimonio immateriale UNESCO della festa di San Pardo, padrone della città di Larino e della diocesi, proposta che vede come capofila proprio il comune della millenaria tradizione della Carrese di San Pardo, con il coinvolgimento di altre comunità italiane e internazionali con le loro rispettive manifestazioni. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Le temperature della giornata odierna sono comprese tra la minima di 10 gradi a Campobasso e la massima di 20 gradi ad Isernia. Dalla sera cielo coperto con poche nubi sparse. Nella giornata di domani il cielo sarà soleggiato, venti da variabili a moderati. Stop definitivo al calcio dilettantistico e giovanile, decisione presa nel rispetto della tutela di tutte le sue componenti, si attendono indicazioni sulle promozioni e retrocessioni. Fine della corsa nei campionati dilettantistici del paese, una notizia che era nell'aria da tempo per l'impossibilità a proseguire in sicurezza la stagione agonistica per tutti gli addetti ai lavori, dagli atleti fino al pubblico, passando per gli organi di informazione. La parola fine ufficialmente giunta nella serata di ieri dal vertice della Federcalcio nazionale a Roma. Lo scorso 1 marzo, 26esima giornata, è stata l'ultima domenica di calcio giocato nell'interregionale. Al Selvapiano il Campobasso azzannava 4-0 i cugini dell'Agnone, mentre al Civitelle il Vasto Girardi usciva sconfitto ma a testa alta contro il Matelica. Proprio i marchigiani hanno chiuso la classifica provvisoria del girone adriatico a 55 punti, frutto di 16 vittorie, 7 pareggi e 3 sole sconfitte. 3 punti in più dei lupi rossoblù di Mirko Cudini. A 40 punti l'Olimpia Agnonese, guidata dalla coppia Rullo Pizzii, e a quota 34 terminava il primo torneo di Serie D la matricola Vasto Girardi del navigato tecnico casertano Francesco Farina. Lo stop definitivo alla sciagurata stagione 2019-2020 imposto dalla federazione a seguito della calamità conosciuta con il nome di coronavirus riguarda non solo il calcio a 11 nazionale ma anche regionale, il calcio femminile, giovanile e quello a 5. Domani il Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti avrà il compito di formulare proposte in materia di promozioni e retrocessioni da presentare in FIGC, evitando di incorrere in una valanga di ricorsi a catena. Troppo complicato nella categoria dilettanti far slittare la fine dei tornei nel periodo estivo, oltre quindi il 30 giugno, come invece sarà per i professionisti. Con molta probabilità poi la prossima stagione del pallone
vedrà una profonda riforma dei campionati dall'alto verso il basso, sempre per effetto delle restrizioni, costi e degli obblighi sanitari imposti dal Covid-19. Un vero peccato per il calcio molisano che vedeva, dopo molti anni trascorsi nell'anonimato di un campo basso finalmente pimpante e pronto per acciuffare la categoria superiore. Positivi anche i cammini delle altre due formazioni della regione, l'Agnonese ad un tiro di schioppo dalla zona playoff e del Vasto Girardi praticamente salvo al suo esordio in un torneo sconosciuto e impegnativo come quello dell'Interregionale. Bene, prima di salutarvi vi ricordo che è possibile inviare le vostre segnalazioni alla nostra redazione tramite l'indirizzo di posta elettronica info@tltmolise.it o la nostra pagina Facebook TLT Molise. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.